Stand con tante iniziative e una giornata corredata da sorprese che sono legate naturalmente alla presenza dei bambini ma anche degli adulti per accompagnare il clou centrale di una manifestazione che ormai è diventato un appuntamento specialmente durante la stagione della frangitura. Stiamo parlando della festa dell'olio e dell'olivo per i territori, per i produttori del territorio delle colline limonesi. Siamo accanto alla presidente della CIE, vicepresidente nazionale. Quest'anno, grazie un po' ad alcune questioni di carattere climatico, si potrebbe dire che è una buona annata per l'olio. Una buona annata che ci preannuncia un 2016 di grandi speranze. È stata una stagione asciutta e piovosa nel momenti giusti e quindi l'olio è di ottima qualità. Abbiamo diverse realtà anche della nostra costa toscana qui presenti a questa manifestazione che fanno degustare e vendere l'olio che è già stato iniziato a frangere e quindi a disposizione del consumatore. In maniera anche da dimenticare l'annata, quella l'anno scorso, che è stata un'annata pessima dal punto di vista della produzione, sia nella quantità, in qualche modo anche della qualità. Interviene quest'anno il beneficio della buona stagione, ovviamente si dovrà attendere il termine delle ultime frangiture per poter arrivare a dare indicazioni più certe della qualità, ma nel compenso anche il governo va incontro a dei tagli di imposizioni fiscali che insomma fanno respirare, prendere una boccata d'aria ai produttori. Sì, devo dire che il governo ha preso delle decisioni, il taglio intanto dell'IMU agricola che è stata una tassa che è per noi insopportabile e quindi ripeto, rispetto a l'anno scorso, un 2014 in cui appunto c'è stata un'annata di olio assolutamente scarsa e a volte inesistente che ci ha fatto tremare molte aziende, quest'anno così la stagione ci ha graziato, diciamo così, e anche i nostri politici hanno sentito diversi nostri cori venendo anche sui territori e ha iniziato a dare un po' di ossigeno. Ecco, siamo sulla strada giusta, di percorso ce n'è tanto da fare, ma penso che insieme, discutendo, il 2016 può essere la grande, non dico la grande ripresa, ma l'inizio di una ripresa per dall'agricoltura, dalla terra. E ecco, una giornata come oggi in cui ci sono sì gli agricoltori che hanno la loro stagionalità, siamo in un quartiere, quello della Leccia, che guarda il mare, guarda la terra, ci sono tanti bambini, ci sono tanti cittadini e anche tanti anziani. Oggi proprio qui noi consegniamo la tessera onoraria a una nostra associata, una nostra contadina che ha 96 anni. Ecco, questa è la nostra speranza, la speranza di portare avanti la nostra passione che è nelle nostre imprese e nelle nostre coltivazioni. Tra gli espositori intorno alla piazza centrale, per Paolo Pasquini, è vicepresidente della CIE di Livorno, è un produttore in proprio nella zona di Suvereto, passato al biologico per scelta anche etica a partire dal 2001. Cosa vuol dire passare al biologico? Comporta difficoltà? Comporta una tantissime difficoltà. In primis uno deve gestire per 3 anni la produzione, la doppia produzione, perché quella che è in conversione è quella che deve passare al biologico. Quindi, e poi soprattutto il problema è per quanto riguarda la burocrazia. La burocrazia che dal 2004, quando siamo andati noi nel biologico, sembrava tanta, ma che negli anni, a discapito di cosa si dice che si vorrebbe abbattere la burocrazia, è aumentata notevolmente. Quindi noi adesso che facciamo abbiamo quasi 50 fra gli ortaggi e i prodotti trasformati, abbiamo quasi 50 prodotti certificati, è veramente difficile stare dietro a tutte le normative e tutto quanto. Comunque una scelta che abbiamo fatto per avere
diciamo, un'agricoltura diversa, un rapporto con il territorio in maniera diversa, e siamo contenti di averla intrapresa. Ecco. Ecco, lei produce frutta, verdura, olio, vino, miele, insomma. Io ho preso l'olio qui, No, diciamo noi. Aspetta. Lei produce frutta, verdura, olio, vino, proprio una vasta, vasta ventaglia di scelta. Per i nostri telespettatori si può riassumere la differenza fra il prodotto biologico e quello, diciamo, a uso, fra virgolette, industriale? Sì, noi facciamo una gamma completa di prodotto, perché abbiamo anche un punto vendita nostro sulla zona di Venturina, e quindi per coprire la clientela in maniera adeguata. Clientela quindi a chilometro zero. E la differenza è soprattutto nello sfruttamento, anche noi, come che abbiamo noi nei confronti del terreno. Noi abbiamo, operiamo solo prodotti ammessi nel biologico, quindi solo ammendanti organici, facciamo delle rotazioni importanti, quindi le varie colture ruotano nell'azienda, e quindi cerchiamo di preservare proprio la fertilità del suolo, che è la base fondamentale che ci vuole adesso per fare agricoltura. In questa giornata, nel cuore della piazza, dentro a questo gazebo, viene svolta anche una vera e propria gara di assaggio, attraverso ovviamente il giudizio insindacabile di chi pratica, come detto, percorso del panel test. Sono 8 i produttori che si sono candidati a venire giudicati. Come funziona il giudizio di un panel test? Allora, intanto, vabbè, questa è già un'occasione abbastanza particolare, perché normalmente gli assaggi li facciamo nella nostra sala di assaggio, che è presso l'onoratio della Camera di Commercio di Livorno. Quindi questa è una festa, e ci arrangiamo all'interno di un gazebo. Praticamente niente, assaggiamo questi oli, siamo 8 assaggiatori, quindi le prendiamo uno per uno. Tra un assaggio e un altro chiaramente facciamo una piccola sosta, mangiando della mela verde insieme con l'acqua che ci asciuga la bocca, e tiriamo giù una lista poi di notizie varie che ci vengono dai nostri assaggi. L'assaggio praticamente viene effettuato in due parti: una parte olfattiva, quindi usiamo il nostro bel naso, e la parte invece poi organolettica, usiamo le nostre papille gustative, che è la lingua. Quindi abbiamo una scheda, chiaramente, che è una scheda ufficiale a tutti gli effetti, che è rilasciata dal Comitato Olivo Internazionale, quindi questa vale per tutte le commissioni di assaggio, professionali o ufficiali, e dove sono riportati chiaramente i valori positivi e negativi di un olio, e quindi di ognuno noi mettiamo le nostre votazioni. E gli 8 candidati provengono dal territorio della provincia di Livorno? Allora, qui sì, sono presenti solo gli oli del comune di Livorno e del comune di Colle Salvetti. Spesso basta cambiare di collina e qualcosa cambia nel sapore. Ma basta anche molto meno, basta anche dello stesso territorio che le olive sono raccolte in periodi diversi, oppure che vengono portate a frangere in frantoi diversi, e si ottengono oli completamente diversi l'uno dall'altro. È difficile poi giudicare e dire, insomma, quello è migliore in base a sapore o a tutta una serie di pagelle, per cui insomma l'olio poi prende il podio e quell'altro un po' meno. Vabbè, dare un giudizio è sempre difficile, chiaramente, come dire, noi abbiamo fatto dei corsi, quindi ci hanno insegnato quali sono le parti positive e le parti negative, per cui su tutti gli oli cerchiamo di riportare quello. Normalmente, ecco, quando c'è un concorso, che sia piccolo oppure di più grandi dimensioni, quello che conta è l'armonia del prodotto, cioè normalmente gli oli vengono valutati anche dall'intensità del fruttato. Normalmente si fa un fruttato leggero, un fruttato medio, un fruttato intenso. Ora, in questo caso, essendo soltanto 8 aziende che hanno portato i loro oli, la votazione è unica per tutti, quindi cerchiamo di valutare quello migliore, dove c'è l'armonia tra questi 3 fattori positivi molto importanti. Ringraziamo il presidente del comitato panel test, Andrea Magara, e ricordiamo a tutti quanti, quando vanno a fare la spesa laddove desiderano di andarci, di non guardare esclusivamente al prezzo, ma alla provenienza, al tracciato, alla qualità, perché l'olio fa bene alla salute, quello buono. Oh,
pillole di gusto. In questa puntata parleremo di verdura, quanta ne consumiamo, quale preferiamo. Mi piace, diciamo, l'iceberg, se mi ricordo bene, si chiama così, perché, diciamo, è più, mi piace di più quella. Più croccante? Sì. L'unica cosa che mi piace un pochino di meno sono le zucchine. Abbastanza. Quali? Sempre le zucchine, i pomodori, l'insalata. Pomodori. Pomodori. Basta. Di verdura, l'insalata e i pomodori. A scuola li mangi? No. Perché? Perché fanno schifo. Ha ragione. A me piacciono l'insalata, beh, piacciono tutte le verdure, a parte le carote, non le posso mangiare, mi danno noia, soprattutto quelle lesse. Qual è la cosa che proprio non ti piace? Le verdure. In seconda elementare è venuta tutta la classe a mangiare il pane pomodoro e il pane olio, sale e pepe. Chi l'aveva preparato il pane pomodoro? E io e mia nonna. E l'ha mangiato a casa sua il pane pomodoro? Anch'io. Cioè, mi piace il pane pomodoro. A voglia. La verdura, come la frutta, rappresenta un alimento importante nella dieta mediterranea che, sottolineo, dovrebbe essere iniziata fin dai primissimi anni di vita. Quali le caratteristiche nutrizionali della verdura? Alto contenuto in acqua, minimo apporto energetico, abbondanza di vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti, abbondanza di fibre, concorrono a mantenere bassi i livelli di colesterolo. Ebbene, le proprietà benefiche della verdura contribuiscono significativamente alla prevenzione dell'obesità, dell'ipertensione, delle malattie cardiovascolari, del diabete e dei tumori. Purtroppo non esistono strategie sicure per indurre i bambini a mangiare tanta verdura. Tuttavia, qualche consiglio potrebbe essere utile. Fin dall'inizio del divorziamento, introdurre una per volta tutte le verdure. Mai insistere sul bambino per mangiare quello che non vuole, piuttosto offrire spesso l'alimento rifiutato. È fondamentale poi l'esempio da parte di tutta la famiglia. Inoltre, coinvolgere il più possibile i bambini a preparare i pasti. Infine, non manca che far preparare minestroni e miscelare la verdura con i cibi più graditi, ma qui mi fermo perché la fantasia delle mamme a questo proposito è assolutamente insuperabile. Ho cercato di fare un piatto per i bimbi un po' leggero e anche con le verdure, che insomma mi fa bene. Con le verdure tagliate a Giulietta in forno, che sono carote, zucchine, melanzane, peperoni se uno vuole, o meno. Così in forno, quarto d'ora, 20 minuti, a 160, e sono un po' d'olio. Prima di mettere in forno vanno condite con un po' d'olio, magari il sale dopo perché sennò tira fuori l'acqua. E quarto d'ora, 20 minuti sono pronto, a 160. Ecco. E ho un tortino di melanzane con formaggio, parmigiano, basilico e pomodori. Viene pulite le melanzane, tagliate a cubetti e saltate 2 minuti in padella con un po' d'olio. Poi va aggiunto il formaggio, basilico e pomodori e messo in uno stampino. Il forno a 160-180, sempre 7-8 minuti, proprio per apprendersi la verdura. We'll be right back.
L'esercito senza armi delle sentinelle della legalità per un giorno invade il Teatro Verdi qui a Firenze. Sono 2000 studenti che con i loro insegnanti hanno pensato, scritto, colorato, girato video sui fenomeni dell'illegalità, della mafia, del bullismo, per conoscerli e denunciarli meglio. L'iniziativa è della Fondazione Caponnetto. Qual è l'obiettivo della Fondazione Caponnetto? Portare avanti il messaggio del giudice Antonino Caponnetto, che nel nostro territorio significa: la Toscana non è terra di mafia, ma la mafia c'è. Farne oggetto di discussione, riflessione e conoscere quello che accade ogni giorno nel nostro paese. Cosa vuol dire essere sentinelle della legalità come questi studenti? Significa essere cittadini svegli, essere cittadini che si fanno delle domande, vanno alla ricerca delle risposte senza attendere che qualcuno con una mediazione gliele possa raccontare. Anche la nostra TV Gran Ducato viene nominata ufficialmente sentinella della legalità e il riconoscimento ci viene consegnato sul palco. Ci riempie d'orgoglio. Sì, ci riempie d'orgoglio, sono contento per noi, sono contento per i nostri telespettatori. Noi sono anni che sosteniamo che una televisione locale deve svolgere un lavoro di interesse pubblico. Ecco, un'associazione importante come quella Caponnetto oggi ce l'ha riconosciuta. Avete dato un riconoscimento anche a noi, quindi la comunicazione può essere un fattore, un veicolo positivo per trasmettere certi valori. Assolutamente sì, noi ringraziamo Gran Ducato perché non perché abbia seguito soltanto le giovani sentinelle nei vari territori, ma anche perché tiene fede a una cosa che dovrebbe essere anche quella normale: fare informazione giusta. Ma vediamo quali sono stati i progetti dei giovani, perlomeno alcuni, direttamente dalla loro voce. Aurora, l'Isola d'Elba, dov'è la tua scuola, siete partiti con un progetto quando è successo un episodio grave e particolare. Sì, un bambino, più bambini sono stati minacciati su WhatsApp con cyberbullismo, con foto ritoccate e vari messaggi minacciosi. E la professoressa ha deciso di prendere questo progetto e cercare di fare qualcosa contro il cyberbullismo. E che è accaduto alla fine? Alla fine andava bene e non è successo più niente. Da Volterra il liceo artistico propone adesso di realizzare una statua per sensibilizzare tutti alla lotta alla mafia e volete metterla questa a Rosignano davanti a un bene confiscato, proprio la mafia. Appunto. Per dar modo alla gente di Rosignano di rendersi conto che si trovano davanti a un bene confiscato. E sarà una statua che avrà le sue forme, le sue dimensioni, ma più che altro che riporti il pensiero alla gente che si renda conto che davanti a un bene confiscato alla mafia. Un vero e proprio censimento dei beni confiscati alla mafia, partendo dal loro territorio, la provincia di Pisa. Sono i ragazzi del Pesenti di Cascina. Francesco, che risultati ha dato? Quanti sono i beni confiscati a Pisa? Sono due, un'edicola confiscata appunto in via Borgo Stretto. Quella in centro praticamente. Sì, quella in centro, sì. E un caso appunto della famiglia Facchimeri, che appunto hanno sequestrato un appartamento, parti di un altro appartamento, un'auto e un terreno, quindi... Un bel progetto, Mara? Sì, molto interessante, che ci ha aiutati a crescere. Sei orgogliosa di essere sentinella della legalità? Certo. Da Francesco, a nome di tutti gli studenti della scuola Dante Alighieri di Grosseto, arriva una proposta direttamente alla Regione Toscana, al presidente Enrico Rossi. Sentiamola. Allora, volevamo chiedere alla Regione Toscana di abolire queste, mettere al bando queste macchinette per bambini che danno ticket al posto di soldi, ma inducono comunque il bambino al gioco d'azzardo. Buonasera a tutti. Abbiamo aperto con questa scheda, con questo premio che ha ricevuto Gran Ducato TV dalla Fondazione Caponnetto, un premio importante per chi segue con attenzione, con trasparenza, con direi obiettività, oltre che con senso e rispetto delle regole. Gran Ducato TV, avete visto l'amministratore delegato Fabio Daddi, che ha rappresentato tutta l'azienda, ha ricevuto questo importante premio. Credo che sia una cosa giusta anche da mandare in onda, proprio per il senso che aveva questo premio e per la tipologia che ha questo premio, i rapporti con le scuole, l'educazione, per avere una società migliore e per crescere culturalmente tutti meglio. Allora, vi presento subito l'ospite, andiamo di fretta perché abbiamo tanta roba
da farvi sentire e vedere tanta carne al fuoco. Questo è stato 2 anni a Pisa, vero? Se non sbaglio. 2 anni. Alec Bolla, eccolo qua. Ciao Alec. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ritrovi un tuo vecchio presidente, te hai passato alla una fase storica di della società Nerazzurro, no? Esatto. Dalla gestione Gerbi, grande Enrico che non c'è più, Posarelli, a Maurizio Mignano e Gabriele Gentile. Esatto, no? Un anno col presidente, poi... Aspetta, non presenta gli ospiti intanto, fa, ti lasci sempre andare. Annuncialo te, guarda il prossimo ospite. No, fallo te, Non voglio fare il tuo mestiere, io faccio malapena il mio... Qualche volta neanche troppo bene. Sicuramente ha scritto una pagina importante nella storia del calcio pisano. Roberto Posarelli, buonasera. Grazie. Ciao Presidente. Ti chiamano ancora Presidente o ormai hanno smesso di farlo? Penso di essere passato nel dimenticatoio. No, dai, smetti. Cioè, ti chiamano ancora Presidente, via. Diciamo. Qualcuno che mi ha voluto bene e che ha buoni ricordi mi chiama Presidente. Quindi ti ha fatto piacere la volontà di questa società targata Lucchesi di far venire e di dare una tessera in maniera perenne per ritornare all'arena tutti insieme gli ex presidenti del Pisa? Sì, credo che sia stata una tradizione che c'è sempre stata, ai tempi di Romeo, ai tempi nostri, dove questo succedeva. Poi alcune gestioni non ci hanno tenuto in considerazione e noi siamo stati... Quindi sei soddisfatto di questo? Sì, anzi, non ho avuto l'occasione nelle ultime 2 partite di incontrare Lucchesi per ringraziarlo personalmente. Fallo perché ci sta guardando. Avrò occasione, ieri sera purtroppo ero fuori per lavoro, non sono potuto venire, ma la prossima occasione sicuramente lo ringrazierò personalmente. Beh, chi è che non si ricorda del personaggio che tra poco vi farò vedere, insomma, per me è stato uno dei più grandi attaccanti che ha avuto il Pisa, ci ha fatto divertire, ha scritto anche lui pagine straordinarie della vita del sodalizio nell'azzurro, chi non dimentichi tra il gol a Lecce, il gol a Mila, tanti gol importanti. Luca Cecconi, buonasera. Che fai adesso? Perché Bolla si dà da fare, perché fa un po' di casino nell'ambiente calcistico. Te che fai? È più giovane Bolla. Io no, non sono impegnato con nessuna società nel calcio, vado a vedere le partite, siamo visti anche a Pontedera con Bolla, però diciamo non ho nessun incarico. Vai a vedere le partite per una finalità o solo per divertimento? No, dovresti diventare nel giro, Luca, sì, diciamo la verità, dai. Certo. Ti piacerebbe, quindi c'è la passione, fare la tua esperienza a disposizione delle nuove generazioni o dei bimbi grandi? No, dei grandi, con i bimbi fra virgolette, sì. Con i ragazzi dell'Empoli l'ho già fatto per 4 anni, e c'è un'esperienza tra l'altro molto formativa, molto bella, che secondo me chi vuole allenare farebbe bene a fare prima di andare nei grandi, allenare dei giovani. Settore giovanile. Sì. Però l'ho già fatto. Tra l'altro con delle belle soddisfazioni, no? Quando... Sì, si vinse il torneo di Viareggio. Hai vinto il torneo di Viareggio, quindi insomma non è poco. Chi c'era in quella squadra dell'Empoli? Che ora... I ragazzi, c'era Capuano che ha giocato anche qua a Pisa, c'era Volpe, sta giocando nell'Entella ancora, Mastro Nunzio che ora è andato a Siena. Quindi c'avevi giocatori interessanti. Sì, poi c'è stato Marchionne che però giocò 2 partite perché era già nel giro della prima squadra. Allora, in sala questa sera abbiamo tanti ospiti. Voi sapete, qualche giorno fa il Presidente della Repubblica Mattarella è arrivato a Pisa. Insomma, è arrivato un giorno prima perché voleva anche assaggiare e conoscere meglio la nostra città e assaggiare anche qualche prelibatezza. Noi stasera cercheremo con 2 amici rappresentanti importanti della Confcommercio e la titolare, perché il fratello l'ha lasciata lavorare, e Barbara Benvenuti del ristorante Foresta, vorremmo capire Mattarella da vicino com'è, qualche segreto ce lo dovete dire. Alessandro Tolese, Barbara Benvenuti e Fabrizio Fontani, eccomi là. Buonasera. Un grande saluto ovviamente al Migliarino Vecchiano esordienti, se non sbaglio, vero? 2003, buonasera ragazzi, in piedi, alzatevi tutti insieme.
Eccoli là, là, buonasera, quanti siete? Anche una ragazzina, vedo, sbaglio? È vero? Non sbaglio, no? Poi ti voglio conoscere meglio, poi vi conosceremo tutti. Grazie di essere venuti, grazie. In sala, dietro questi ragazzi del Vecchiano Migliarino, ci sono i ragazzi che in questo momento, si parla di giovanissimi nazionali, allievi nazionali, scusate, stanno facendo di tutto e di più, continuano a vincere, sono reduci da 5 vittorie consecutive, sconfiggendo la Fiorentina, il Bologna, il derby, il Pontedera. Eccoli là, i ragazzi della Cepisa 1909. Buonasera! Voi siete del 2003? Eh? Ah, 99, perché siete cresciutelli. No, perché qui mi hanno scritto un'altra età. C'era qualcosa che non... C'era qualcosa che non... Infatti ripetevo, ho detto, cosa gli danno da mangiare a Pisa? No? Complimenti ragazzi. Poi c'è il capitano, se non sbaglio, si chiama Birindelli. Dov'è? Eccolo là. Sei figlio di Alessandro? Ah, poi ce lo saluti. Grazie, grazie di essere qua. Ovviamente, Boni, un saluto ai genitori che sono laggiù in Piccionaia, vi saluto, buonasera a tutti, grazie di essere venuti, buona trasmissione. Allora, prima di entrare nel merito, ascolta Barbara, vieni qua accanto a me, vieni, vi rubo subito il proscenio. Barbara, benvenuti, ristorante? Foresta, Maria Foresta. Di Pisa. Sì, questo lo sappiamo, ma giustamente ci seguono tutta la Toscana, dice dov'è? No, allora dopo... È sempre bene dirlo il paese, perché spesso ci si dimentica, no? Invece, insomma, ci teniamo, dai. È cresciuta bene sullo scoglio, eh? Allora, è arrivato Mattarella, poi ma lei quando sapeva che veniva... Ci avevano allertato qualche giorno prima tramite le forze dell'ordine... che ci poteva essere questa possibilità, ecco, però fino all'ultimo, insomma, certe personalità poi non si sa mai come si muovono. Hanno inventato tutto Fabrizio Fontana e Alessandro Trolese. Ma non lo so, può darsi. No, ci sono delle fotografie, non so se la regia ce le fa vedere, che testimoniano, no, sostanzialmente questo. Eccolo là, io non so cosa gli date, poi lo sentiremo. Ecco, Mattarella che saluta Fabrizio e Alessandro. Ah, di qui non lo vedete. Qui poi ci sono altre foto che vedremo tra poco. Insomma, voi sapevate qualche giorno prima. Sì, certo. C'erano più poliziotti che... Eccoli là, i due dell'Apocalisse, insieme a Mattarella. Com'è Mattarella in privato? Ma è sembrato un grande signore, sinceramente. Non lo so, forse visto nell'ottica, insomma, come la più alta carica dello Stato, insomma, c'era anche emozione da parte nostra, perché cioè, non è che capita tutti i giorni, forse magari nel ristorantino romano dove va abitualmente, sono abituati a queste cose. Per noi sinceramente è stata una grande emozione, un grande onore. Ma dopo aver assaggiato le vostre prelibatezze sicuramente ha cambiato idea. Abbiamo cercato di trasmettere cosa gli ha dato da mangiare? Allora, innanzitutto il menù era la carta, quindi c'era una difficoltà. Ma la carta, lui ha preso il menù e ha detto no. Voglio, no, credo, insomma. Il menù lo dovevo portare, sinceramente, però poi, visto che la cena era informale, perché poi erano 7 al tavolo, quindi non sembrava il caso di stare a sfogliare il menù, e quindi ci siamo approcciati un attimo a parole, dai, io ho cercato di indurli a assaggiare qualcosa di tipico nostro, e penso, insomma... Non mi ha ancora detto cosa le ha dato. Allora, abbiamo optato per delle triglie, classico del nostro litorale, delle trigliettine fatte con dei carciofi croccanti e una salsina all'acciughe. Che c'è? No, è questo l'orario. E poi, vabbè, la minestra di pesce alla pisana. Cosa vuol dire questa pesce alla pisana? È tutto pesciolino da zuppa passato finemente, e tipo una spremuta di pesce, si mangia col cucchiaio. E poi a parte c'è dei tocchettini di pane fritto toscano che si può aggiungere alla zuppa. Originariamente nella zuppa proprio originale pisana c'era anche, insieme a tutti questi pesciolini da zuppa, anche un po' d'anguilla. Poi? E poi vabbè, lo scorfanetto, il nasello. Poi cosa le ha dato? Ha continuato a mangiare? No, sì, allora, e poi dopo abbiamo fatto... Ha mangiato tutto? Lo stoccafisso con le patate. Lo stoccafisso con le patate, con un po' una rivisitazione, nel senso, con dello zafferano biologico del Casentino, però più tipico di così. Per finire, castagnaccio, vinsanto,
cantucci fatti da noi, torta con bischeri, con varie spiegazioni su cosa sono i bischeri e compagnia bella, insomma, penso di avere trasmesso qualcosa di nostro, cioè perlomeno spero sia stato mio con un ricordo. Una buona forchetta, faccio più di sta roba. Minestrina comunque, dai, è abbastanza. Poi ha pagato, alla fine. Sì. Certo. Ok. Come ha pagato? Cioè, gli avete portato il conto? No, in una maniera più elegante, però certo, il conto è stato pagato. Ecco. Ah, okay. Rimanga un attimo qui, Barbara. Andiamo un po' per noi, fammi accanto a questi due criminali. A chi è nata l'idea di portare Mattarella lì? Dai, Alessandro, Fabrizio. No, non a noi. Noi siamo stati invitati come ospiti, ma sicuramente non è che abbiamo... Ma ce l'avete solo voi due? Cioè... No, non è vero, c'erano anche altri ospiti, altre persone. Può sapere chi? No, non li conosco gli altri, erano clienti, erano persone che il Risonante Foresta aveva contattato per sapere se era... È orgoglioso che Mattarella era sul litorale, a Marina, al Foresta dove spesso vai. Sì, sì, molto orgoglioso, soprattutto per la famiglia, per l'impresa, per il litorale, insomma è un elemento di orgoglio e di vanto per noi. Alessandro, è così come si vede o dal vicino alle persone diverse? Secondo me è una persona molto, è un signore di classe, è stato molto disponibile perché noi eravamo lì a cena al tavolo accanto e per noi era già un onore. Appena abbiamo detto che volevamo dargli un riconoscimento di stima. Cosa le avete dato? Le avete consegnato qualcosa, no? Mi sembra, dalla fotografia sembra che... Abbiamo consegnato una targa con stima e riconoscenza la Confcommercio della provincia di Pisa, ma è stato molto gentile, si è messo a fare due parole. Durante la cena abbiamo potuto vedere, ritornando a prima, che ha molto apprezzato la cena del ristorante, si vedeva proprio di buon gusto. Abbiamo fatto due parole, ci ha detto cosa facevamo, insomma è stata gentilissima. A tavola siete rimasti con lui oppure no? Noi eravamo il tavolo subito accanto. Lui era con la cerchia, il prefetto, il sindaco e la cerchia di tre persone sua, dello staff. Una bella esperienza. Sicuramente una bella esperienza, è stato piacevole. Barbara, ritorna pure al tuo posto, grazie a tutti voi. Roberto, riceve una buona forchetta, mangiamo tutto. Bello abbondante. Da parte il Presidente della Repubblica, è giusto, no? Poi i piatti pisani attirano. Ci siamo andati a mangiare a Foresta? Nei tempi che ero presidente sì, andavamo spesso, ultimamente no. Ma allora costa. Un saluto anche a Alessandro, al fratellone. Grazie. Dobbiamo andare in pubblicità? Pubblicità? Pubblicità. Bravo, hai imparato. Compagnia Interportuale Pisana. Servizi integrati alla logistica internazionale. Via della Darsena Pisa. Telefono 050 800 841. Focus Wagon con Active Park Assist to help you go further. A 195 euro al mese. Blue Bay, a Pisa, Livorno, Cecina e Piombino. Ford, si dice così. Bertolini Assicurazioni, con 40 anni di esperienza, professionalità e consulenza in tutti i rami assicurativi, offre le migliori coperture assicurative al minor costo. Per tutti gli sportivi e gli abbonati del Pisa, sconti e promozioni particolari. Ciao, sono Fabrizio Bertolini. Vi aspetto nei nostri filiali di Pisa in via Cesare Abba, di Ponte a Serchio in via Che Guevara, di Cascina in via Cei e ad Asciano in via Possente. Cerrai Elettronica, cellulari e telefonia, impianti di sicurezza per abitazioni e aziende, consulenza, installazione, assistenza. Cerrai Elettronica è a Pisa, in via Battelli 61, in corso Italia 22, in piazza Sant'Antonio e al centro commerciale Pisanova e a Pontedera, in piazza Gronchi 35. Cerrai Elettronica, da 40 anni al vostro servizio. Non sai come vendere all'estero?
conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Allora, eccoci di nuovo in studio, grazie. Noi tra poco dovremmo fare, se ce la facciamo, un collegamento brevissimo telefonico, perché sapete, ieri sera è uscita la notizia, il procuratore federale chiede un punto di penalizzazione per il Pisa, per Pisa Torres, finita in Tangentopoli, sì, no, Calciopoli, e quando il Pisa gioca con una squadra di bambini, perché non mandano né allenatore né prima squadra, in Coppa Italia è normale che il Pisa vinca quella partita. È al telefono? Allora, dovrebbe... Avvocato Grassani, mi sente? Sì, lo sento, sono purtroppo allo stadio della Brenna, ma lo sento. A proposito, com'è finito il primo tempo? 0-0. Avvocato Mattia Grassani, che ha seguito tanti casi, è il migliore avvocato in assoluto in circolazione per me, ma anche per tanti addetti ai lavori. Ieri è uscita la notizia, un punto di penalizzazione al Pisa. Tutti qui sono sobbalzati sulla sedia, perché come fa il procuratore a chiedere un punto di penalizzazione per una squadra che magari ha subito la slealtà della squadra avversaria? E cosa avete dovuto fare perché questo, perché diciamolo, avete annullato questo procedimento, no, avvocato? Diciamo che secondo noi questo procedimento non doveva arrivare neanche al deferimento, ma doveva essere archiviato in istruttoria. Il Pisa è stato deferito per responsabilità presunta in relazione alla gara Pisa-Torres di Coppa Italia, come noto, e la Procura Federale del Dipartimento di ieri ha chiesto un punto di prevenzione, supponendo che ci fossero comunque complicità, connivenze o consapevolezza da parte della società Pisa di questo illecito posto in essere dai ministri, certo, di Pisa. Noi ovviamente abbiamo ribadito come nessuna prova né indizio esistesse dagli atti del procedimento e abbiamo ovviamente posto. Quindi è stato annullato, avvocato, giusto? Sì, assolutamente. Non è stata accolta la richiesta della Procura Federale e il deferimento è stato evitato con totale crescimento del Pisa nel procedimento di quest'anno. Ecco, ma come si può arrivare a chiedere un punto di penalizzazione per una gara dove il Pisa è parte lesa, fra virgolette, perché la Torres non manda né allenatore né squadra titolare, manda i ragazzi della Veretti? Diciamo che quella partita è stata alterata a fini esclusivamente di scommesse, posto ad essere un esempio della Torres alle scommesse alle quali ovviamente da parte sulla squadra pisana tutti sono rimasti strani e nulla sapevano. Quindi per un non addetto ai lavori e per un tifoso concordo che sia particolarmente difficile comprendere anche solo come si possa... È definitivamente chiusa questa pagina, avvocato? Diciamo che la Procura Federale ha scritto a 7 giorni il tempo d'oggi per preparare appello, però speriamo che anche le motivazioni che rendono completo onore e giustizia al Pisa non inducano la Procura Federale a fare appello. Quindi la Procura Federale potrebbe ancora fare appello, giusto? Entro 7 giorni da oggi. Io ho detto, il primo grado è stato più che sufficiente per dimostrare la totale estremità del Pisa e di tutti i suoi dirigenti da qualunque, non dico complicità. Avvocato, poi lo lascio al secondo tempo di Bologna Inter, ma secondo lei la Procura farà appello? No, io confido che prevalga il buon senso
e la vicenda si chiude definitivamente con questo primo grado favore della Pisa. Grazie avvocato, buona partita e buon lavoro, grazie di tutto, buonasera. Buonasera. Allora, prima di entrare nel merito delle tante cose, vi voglio far ascoltare una brevissima dichiarazione che Fabrizio Lucchesi ha rilasciato al nostro microfono, perché entro la fine del mese, esattamente il 29 di questo mese, quindi tra pochi giorni, è stata indetta l'assemblea dei soci per nominare il nuovo CDA. Ci sono nomi nuovi, ci sono nomi sconosciuti che ancora non sono stati fatti conoscere ai media, alla gente, alla platea nerazzurra e pisana in generale, però fra questi è stato convocato anche Carlo Battini, che non sarà di questa assemblea. Da un punto di vista formale, Roberto, te un po' te ne intendi, un socio che non si presenta, viene messo al verbale, non si è presentato, il bilancio viene comunque approvato oppure è necessario che ci siano tutti? Ora, non conosco la realtà di quelli che sono stati gli accordi societari. No, 80-19-1, questi sono 80 lucchesi, 19 Battini, 1. Credo che la maggioranza permetta di prendere decisioni. Quindi Lucchesi che rappresenta l'80, basta che ci sia lui, non deve aspettare che ci sia anche Battini. Non credo che sia necessario il 100%. Ma per approvare un bilancio anche? Sì. Lo può fare indipendentemente dal socio di minoranza? Sì. Lo può fare? Credo di sì. Non conosco bene gli accordi. Qualche foglio l'hai firmato in passato, no? Allora, questa è la situazione. Sentite cosa dice Lucchesi nel merito, perché la città si aspetta questa comunicazione, no Ale? Cioè, nel senso, aveva detto dall'inizio, vi faremo conoscere a breve il nuovo CDA, poi per vari motivi inizia la stagione, inizia l'avventura, le cose hanno, come dire, si sono protratte e ora siamo arrivati un po' a conoscere l'entità, la realtà del Pisa, e soprattutto la gente vuole sapere chi sono questi nomi che sono segreti o comunque qualcuno si comincia a intravedere. Per esempio, uno sarà Focardi, che ieri sera era in tribuna con un Trade Union fa prima squadra del settore giovanile, esperienza a Retino, insomma, poi vi racconteremo altre cose. Allora, sentiamo Lucchesi. Fabrizio, davanti a noi ci sono i risultati, la classifica, che ne dici? Bene, 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 perché bene, io sono contento di come vedo la squadra, che esprime anche in certi momenti, vedo la classifica che sicuramente non è quella, che è quella che potevo nelle migliori delle ipotesi sperare a Ferragosto, ma non credevo che potesse essere a fine campionato, ma non essere oggi. E quindi secondo me è anche un pieno merito, perché dei quattro pareggi abbiamo fatto, forse potevamo aver perso una partita, ma ne potevamo aver vinta un'altra, quindi i punti più o meno sono quelli. La squadra secondo me ha ancora dei margini di crescita importanti, fa ancora degli errori frutto di tante cose. Oggi c'era 31 anni di età in meno, noi avevamo 31 anni in meno in campo all'inizio della partita, quindi abbiamo pagato qualcosina, ma in certi momenti ci divertiamo anche a vederla giocare questa squadra, e quindi sono contento. Il carattere è quello giusto, l'atteggiamento è quello giusto, posso solo essere felice. Un bello stadio oggi, tra l'altro più bello del solito, non so se ero io più recettivo oggi, ma ho visto uno stadio più bello del solito, con cori che francamente quindi è stata una bella serata. La diretta, come dire, ha incentivato, no, anche questo, ecco, vedi da volpone del giornalismo e della comunicazione, forse vedi, non c'era arrivato. Sì, in tutti i casi importante è che le cose siano belle e fatte bene, quello che oggi era lo stadio di Pisa. 4 vittorie in casa, 4 pareggi fuori, ora manca il blitz esterno, Presidente. Sì, manca il blitz esterno, come manca... Ci siamo andati vicini, già potevamo mancare la persa, dicevo, una partita, ma poteva mancare la vita. Noi dobbiamo continuare così, arriverà anche quello, è importante dare continuità ai risultati, importante questo fatto di non perdere le partite è una cosa bella. Poi sì, se si vince è meglio, ma insomma... Sta media dei 2 punti a partita dà anche sicurezza alla squadra, cerchiamo di fare ancora meglio, è nelle nostre corde, si può fare, però quando si cresce bisogna crescere a piccoli passi, e allora bisogna cercare un favore di pindarci, dopo quando si cade si fa male, quindi cerchiamo di arrivare ad avere strisce di continuità e a guadagnare sempre in autostima,
E poi superiamo anche momenti come oggi ci abbiamo avuto durante la partita, ci sono anche momenti in cui, perché ci sono anche gli avversari, non è che gli avversari non ci stanno. Senti Fabrizio, crescere l'autostima vuol dire crescere complessivamente. A che punto sei del tuo percorso, del tuo progetto? Tu hai preso questo treno, questa barca, questa nave, chiamala come vuoi, per fare un percorso, per fare un tragitto. Ogni tanto metti qualche tassello in quella carrozza, in quel mezzo. A che punto sei? Guarda, sono passati i primi 2 mesi e è finita la fase dell'emergenza, cioè la fase in cui abbiamo ribaltato sostanzialmente tante cose. Adesso con il 29 di ottobre ci sarà l'assemblea dei soci, in cui dovremo discutere un pochino delle questioni della passata stagione prima di poter procedere all'approvazione del bilancio, e quindi siamo nel rispetto preciso di quello che avevamo detto, forse una settimana di ritardo, ma sono molto contento. Adesso inizia la fase di pianificazione, cioè oggi abbiamo affrontato e sistemato un po' l'azienda, l'abbiamo un po' ribaltata, ora ci sono quelle 10, 20, 30 situazioni da affrontare in modo specifico, e quindi dobbiamo pianificarle per poterle migliorare, dare un miglior servizio e poter lavorare sullo sviluppo. E ognuno di questi argomenti sarà quindi affrontato in prospettiva, ma a breve avrai novità, perché la hardware è sul fuoco, va tolta per evitare che si bruci, quindi io credo una volta ogni settimana ci sarà una notizia abbastanza rilevante. Sì, 2 settimane fa proprio a questo microfono dicesti a fine mese appunto verrà Battini verrà. Battini ha degli impegni professionali, forse non so se riuscirà a liberarsi, ci auguriamo di sì. In tutti i casi noi l'assemblea la dobbiamo fare, perché l'abbiamo convocata, perché io ho anche un altro socio, io ho anche la città come socio, che è quella, no, perché sembra che avanza tempo quasi, il Pisa non è mio, insomma, non è mio né di altri, Pisa appartiene questo patrimonio, e quindi questa quota che no, è simbolica quando si parla di, ma in realtà è funzionale proprio alla è stata inserita apposta perché insomma ci sia una presenza della città nella società, quindi ci dovremo vedere, faremo il punto la situazione. E poi comunque questo è il primo passo, via, dai, poi fatto questo vedremo il successivo. Senti, tanta gente nuova, tante facce nuove in tribuna autorità, molti più sponsor di prima, sembra quasi come dire un presepe che prende corpo, che ogni settimana ci viene messo un personaggio, un po' d'erba, un po' di luce, un po' d'acqua, o no? E mi piace questa cosa del presepe, sai, me la rivendo un po', bella. In effetti sì, sono contento che vedo, diciamo, sta ritornando anche facce vecchie. Questo forse è stata la prima nota positiva, cioè figure che in passato in qualche modo avevano frequentato gli spalti e poi si erano un po' perduti. E a vario titolo, ma insomma parlo anche di tanti imprenditori, e questa è una cosa che mi fa tanto piacere. Poi c'è la presenza, sì, è vero, anche di persone che contribuiscono alla vita societaria a vario titolo, e poi ci sono persone nuove, persone che sono arrivate, persone che credono in noi o che vogliono credere in noi, oppure noi li invitiamo per vedere, per farci conoscere. E insomma è importante che la società sia viva e che abbia stimoli di voler sempre crescere, e lavoriamo per questo. Manda un messaggio alla città in questo momento, qual è? Se tu dovessi scegliere 3 buste, scegliene una. Che deve avere ancora un pochino di pazienza, noi abbiamo chiesto fiducia, non credo che abbiamo in nessun modo al momento, non ce la siamo ad oggi guadagnata a scatola chiusa, ma stiamo lavorando per poter completare questo percorso, e se facciamo qualche errore ci perdonino, però siamo sulla strada giusta. Ecco, l'unica cosa che credo di poter dire alla gente è che siamo sulla strada giusta. Poi speriamo anche di vincere le partite, allora il divertimento è maggiore. Allora, Luca, te Lucchesi lo conosci abbastanza bene, eh? È un progetto, fra virgolette, estremamente ambizioso. Il Lega Pro potrebbe trovare anche delle difficoltà, come dire, dal punto di vista sostanziale, perché una categoria, se non esce alla svelta, no, le sabbie mobili ci sono in questa categoria. È l'uomo giusto per ridare lustro al calcio nell'azzurro, secondo te? Secondo me sì, senz'altro, la persona è Fabrizio Lucchesi, tra l'altro ci vedemmo a giugno a Empoli, c'è una partita di beneficenza e
parliamo proprio del Pisa, di Pisa in generale, ma senza che era tutto non avevamo idea, in embrione. Parliamo dell'esperienza precedente alla fine. E io credo molto, non conosco il progetto Pisa, diciamo, quello che c'è, cos'è previsto, però Fabrizio Lucchini è una persona di calcio, una persona molto capace, molto in gamba. Io già una volta, mi sembra proprio nella tua trasmissione, mi sembra aver detto che vedo con grande valore la presenza nei quadri dirigenziali, in particolare del presidente, di una persona di calcio, perché il presidente, a differenza di anni fa, è sempre più dirigente calcistico. Prima il presidente, anni addietro, da salvo, voglio dire, Romeo Conetani non conta perché era quasi un'eccezione, però i presidenti stavano un pochino più in disparte e la parte più dirigenziale, c'era il direttore sportivo, l'allenatore, c'era meno bisogno del presidente, perché invece negli ultimi anni si è assistito a una presenza maggiore proprio dal punto di vista dirigenziale dei presidenti, e secondo me che ci sia un presidente uomo di calcio è un valore aggiunto per una società. Roberto, ti ha fatto implicitamente un complimento a Luca Cecconi, perché i presidenti che vengono dalla storia calcistica... Sì, certo che la persona che vuole fare il presidente solo per sua immagine, alla fine paga il dazio. Il presidente deve anche avvallare quelle che sono le scelte tecniche, e lo può far solo se ha vissuto nel mondo del calcio, sì, sa cos'è di calcio. Logicamente Lucchesi non credo che abbia bisogno di nessuna presentazione, c'è solo una differenza che in questo momento lo può in qualche modo tradire, che un conto è stare di là della scrivania e un conto è stare di qua. Era la domanda che ti volevo fare. Fare il presidente vuol dire anche prendersi delle responsabilità e qualche volta non dormire la sera. Chi fa il direttore lo può essere anche in difficoltà, ma poi alla fine del mese viene a prendere il suo monumento, è un po' diverso. Sì, però credo che, insomma, se ha deciso di fare questa operazione, sicuramente avrà ponderata, avrà tutte le carte per poter affrontare un campionato difficile. Certamente la squadra in questo momento sta forse ottenendo più di quello che può essere il valore che veniva previsto all'inizio, e pertanto questi sono punti importanti. Credo che sicuramente, se questa squadra riuscirà a arrivare a gennaio con questa classifica, sicuramente il presidente metterà quei tasselli che serviranno. Tra l'altro, il presidente carica che lascerà più presto, perché dopo il CDA eleggerà un presidente e lui tornerà a fare il direttore. Alec Bolla invece è a Pontedera ormai da 2 anni, no Alec? Sì, no. Cioè dall'anno scorso, e quest'anno è stato confermato dal direttore Paolo Giovannini, che saluto e ringrazio anche della disponibilità, che ogni qualvolta chiediamo un giocatore, un dirigente al Pontedera, ma questo vale anche per altre società, sono sempre molto disponibili. Alec, cambiate ogni anno, vendete i pezzi migliori, siete sempre lì, avete fatto un patto con il diavolo con il Pontedera. No, beh, è vera questa cosa, anche quest'anno abbiamo cambiato praticamente quasi tutti i giocatori. La nostra fortuna credo che sia quella di lavorare fin i mesi precedenti alla fine del campionato. Voi siete una delle società che date speranza anche a giovani, che poi, fatto il passaggio del settore giovanile, poi ambiscono a entrare nel mondo professionistico. La nostra politica di società è questa, è quella di prendere dei giovani, cercare di valorizzarli, prenderne qualcuno di proprietà e qualcuno inevitabilmente di società importanti, insomma, quindi possono essere l'Empoli, Chievo, però anche dei giocatori di proprietà, quindi andare a investire direttamente sul ragazzo per poi cercare di valorizzarlo. Tu fai questo, fai un po' di scouting, no? Io faccio scouting, sì, Giovannini mi manda in giro a vedere, però la fortuna nostra è
L'organizzazione è il progetto che abbiamo, io sono già andato a vedere, grazie al direttore, insomma, a vedere dei giocatori che poi l'anno prossimo o da gennaio possono far parte, insomma, della famiglia Pontedera. Lui ha già i nomi eventualmente per intervenire? Diciamo i nomi no, però stiamo già valutando alcuni giocatori assolutamente per gennaio e per l'anno prossimo, e questo credo che sia un anticipare i tempi per poi essere pronti al momento importante. Noi la squadra l'avevamo finita, tolto Gabaci che è arrivato l'ultimo giorno di mercato. Cellulare che suona, spingetelo. L'ultimo giorno di mercato Gabaci dalla Juve, ma la squadra era praticamente finita a metà luglio, noi avevamo già tutti quanti i tasselli inseriti, insomma. Allora, vi ricordo, oggi sarebbe stato il 93esimo compleanno di Romain Conetani. La prossima settimana, martedì 3 novembre, tra l'altro cade proprio il martedì, è il 16esimo anniversario dalla sua morte, quindi faremo, tra virgolette, uno speciale e dedicheremo a lui. Rapporto anche burrascoso, no Luca, con il Presidentissimo? Sì, c'è stato qualche momento. C'è stato qualche momento, diciamo, che ci siamo. Ma si cozzavano due personalità forti, la tua, seppur sì, giovane, io giovane, gli attributi, dai. Sì, diciamo che fondamentalmente io venivo da un'esperienza che veniva dalla Fiorentina, cioè ero stato a Empoli, però ero sempre della Fiorentina, dove c'era molta, ai calciatori era riconosciuta molta forza e molta libertà, e mentre invece qua a Pisa era un po' il contrario, c'era una società e un presidente dove avevano molta forza e tenevano i giocatori. Questo collega Gabriele del Pisa siamo noi, ogni qualvolta c'è un ospite qua tira fuori delle foto d'archivio di repertorio che mi riportano indietro col tempo, ma anche te ti riportano indietro col tempo. Allora, guardiamo un po' se la puoi in qualche maniera allargare e far vedere, magari Alessandro, vedete cosa riesci a fare. Questa è un'immagine, una foto di? Questa è un Pisa Sampdoria dove c'è un Vierkovod, duelli a quei tempi, insomma. E poi ci abbiamo, era il peggiore difensore da trovare, il peggiore difensore da trovare. E poi c'è un'altra foto molto bella, se non sbaglio, Inter, Pisa Inter, e Schifo. Schifo lo svizzero, mi sa che mi ha superato, mi è andato via. Non era il tuo mestiere propriamente. Poi c'è un'altra foto sei anche entrato, che noi ricordiamo invece con grande il gol è questo. E vi ricordate Pisa Lecce cosa successe, vero Alessandro? Allora 3-2, lui fece 3 gol. Quanto mancava alla fine della partita? Era al 92esimo qui. Al 92esimo, questo è il gol, chiedono un po', se no riflette troppo, così perfetto. Lì di testa sul cross di Quoghi, su un fallo laterale di Quoghi spizzicato da Sclosa. Insomma, questi sono, facciamoli una pausa ragazzi. Io le conservo lì, Luca, che ogni volta le vedo sono meravigliose. Vabbè, quella partita lì in particolare, allenatore, allenatore Mazzone davanti Barbas, insomma, c'era anche i giocatori di grande livello. Allora andiamo a pubblicità, poi una domanda a chi vuoi, rimani qui Gabriele, ai nostri ospiti, poi cominciamo a conoscere te, preparati, guarda che si mette già le mani nei capelli, ti voglio conoscere, a tra poco. Nuova linea Livorno-Palermo. Grimaldi Lines, compagni di viaggio. Occhio a non perderti questa notizia bomba! D'ora in poi, prima di fare acquisti, visita il sito seehappy.it o scarica l'app gratuita. Scegli la tua città e troverai eventi, promozioni e sconti pazzeschi su ogni genere di prodotto o servizio vicino a te. Allora, tutto chiaro? SeeHappy, offerte ed eventi della tua città. SeeHappy è un'idea pagine CSPA. We'll be right back.
della città. Nuova Citroen C1 da 8.900 euro con 5 anni di garanzia. Citroen. Futurauto, da 30 anni insieme a voi. Cerrai Elettronica, cellulari e telefonia, impianti di sicurezza per abitazioni e aziende, consulenza, installazione, assistenza. Cerrai Elettronica è a Pisa, in via Battelli 61, in corso Italia 22, in piazza Sant'Antonio e al centro commerciale Pisanova e a Pontedera, in piazza Gronchi 35. Cerrai Elettronica, da 40 anni al vostro servizio. Aprire una nuova impresa è impossibile? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Banca Popolare di Laiatico, dal 1884 sostiene lo sviluppo della provincia di Pisa. 5.700 soci, 30.000 clienti, 17 filiali. È operativo il terzo sportello nella città di Pisa, in via Bargagna, zona Cisanello. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Pisa Mover è un progetto di collegamento rapido tra l'aeroporto Galileo Galilei e la stazione centrale, che ha lo scopo di creare una connessione ad altissima frequenza tra i due capolinea, con una fermata intermedia in corrispondenza del nuovo parcheggio scambiatore di via Aurelia. La navetta, che coprirà un percorso di 1800 metri, in parte in piano e in parte sopraelevato, sarà dotata di una tecnologia a fune a trazione elettrica, senza conducente, e avrà una frequenza di 5-8 minuti. Pisa Mover sarà integrato con il sistema in corso di definizione denominato Metrobus, che dalla stazione centrale condurrà fino all'ospedale di Cisanello. In questo modo la mobilità cittadina verrà completamente riorganizzata, con grandi vantaggi per l'intero sistema di trasporto. In particolare per il quartiere San Marco San Giusto, che beneficerà di un'ampia ristrutturazione e riqualificazione urbana. E per Pisa i vantaggi saranno rappresentati dalla diminuzione dei flussi veicolari. Infatti la realizzazione dei parcheggi scambiatori di Pisa Sud, con i 1500 nuovi posti auto serviti da un sistema di trasporto pubblico ad alta frequenza, ridurrà l'accesso dei mezzi privati in città sia da sud che da est. Con il sistema integrato parcheggi scambiatori Pisa Mover, sesta porta, Metrobus, cambierà completamente l'accesso da sud alla città. Sarà così possibile andare in centro e al polo ospedaliero di Cisanello lasciando l'auto al parcheggio scambiatore attraverso un sistema di mezzi pubblici ad alta efficienza e ad alta frequenza. Infine, con l'introduzione del Pisa Mover si trasferiranno da gomma a rotaia 1 milione di utenti l'anno, pari al 20% del totale, riducendo significativamente l'inquinamento acustico, ambientale e atmosferico, con una riduzione stimabile di circa 200.000 tonnellate per chilometro di CO2 l'anno. Pisa Mover, Smart Mobility. Nuova linea Livorno-Palermo. Grimaldi Lines, compagni di viaggio. Allora, eccoci di nuovo in diretta con Gabriele. Una domanda a chi vuoi, come vuoi. Sì, no, io approfitto della presenza del presidente Passarelli, al quale sono legato, perché secondo me la squadra più bella che abbiamo visto in Lega Pro è stata quella del primo anno di D'Arrigo, con Rosin, De Omar, Rossi, Barardi, Zattarino, Andreotti e via discorrendo. Io le volevo domandare se si sente una delle prime vittime di Calciopoli, visto che quell'anno lì, col fatto del Siena, ne successi tutti i colori, ci fu quel tentativo di combi poi mai appurato, e sono sempre rimasto legato, sono convinto che quell'anno noi abbiamo avuto un furto e poteva essere un momento dove la storia del calcio pisano secondo me cambiava. Grazie Gabriele. Roberto, ha ragione. Campo ha centrato uno degli episodi più negativi che abbiamo avuto, perché lì veramente la federazione, Macalli stesso, che c'erano i campionati del mondo, voleva chiudere con una scusa. Una falla certa, più che avere una cassetta registrata di quello che era stato proposto e fatto,
quando venne il procuratore a fare l'inchiesta disse ma questi vanno, e invece fu appoggiato tutto, forse non eravamo abbastanza preparati e pronti per combattere le altre sfere, perché poi vediamo cosa stanno facendo in altri momenti. Maurizio Fontani, responsabile per la Confcommercio del Litorale, è anche grande tifoso del Pisa, non ti perdi una partita. Mi dai la tua impressione, la tua valutazione sul Pisa di quest'anno, su quello che stiamo discutendo, che i tifosi allo stadio ovviamente discutono, parlando del futuro, sperando di mettersi alle spalle anni grigi? Sì, io sono fiducioso e ottimista. La squadra sta andando bene, fa risultato, che è quello che conta, e andiamo avanti così, c'è entusiasmo, c'è fiducia e bisogna crederci e andare avanti così. La squadra ti piace? Sì, 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 la squadra mi piace, forse qualche ritocco può essere utile, però al momento insomma il campo ci dà ragione, quindi va bene così. Intanto un obiettivo, l'ho detto anche a Lucchesi spesso, l'ho raggiunto, è quello di aver riportato un entusiasmo sopito. Sì, sì, questa è la prima cosa, è fondamentale per una piazza poi come Pisa, è assolutamente fondamentale, è un ruolo importante quello che gioca il pubblico all'arena e fuori, ecco, quindi l'entusiasmo del tifo, il seguito del pubblico è l'elemento fondamentale. Luca, lui di noi si chiama Fontani, ti viene in mente niente? Che senso? Gigi Simoni? Sì. Doveva essere qui stasera, avevo un po' di mal di gola, no? Sì, aveva un po' di un calo di voce. Lo salutiamo ovviamente, il grande Gigi. C'è una domanda che vuoi fare a loro, Fabrizio? No, vorrei che anche appunto rimanessero diciamo legati a Pisa, ecco, mi piacerebbe che tutti facessero parte di un legame di affetto a distanza, ma comunque sempre che servino comunque un legame con Pisa e col Pisa, ecco. Questo mi farebbe piacere magari per tutti. Organizziamo quelli... anche noi come territorio e magari anche come associazione una maniera per rimettere Alessandro tutti insieme ogni anno, magari trovando una data, un momento dove Pisa ritrova la sua storia attraverso soggetti che l'hanno scritta, presidenti, giocatori, allenatori, no? Sarebbe bellissimo, no? Sì, sì, e questa è la memoria storica della nostra città, della nostra squadra, ecco. Tutte le persone che sono state legate nel corso degli anni per vari motivi, per vari aspetti, ai nostri colori, sicuramente sì. Poi Alessandro chiama anche dei vieni qua a te, vieni qua, accomodati Alessandro. Vieni, ecco, fatemi un applauso di incoraggiamento. Ciao. Allora, te se non sbaglio ti chiami Laura? Sì. Aspetta, è emozionato, via, tranquillizzatela un po'. La telecamera è quella là. Lo sapevi che ti avrei chiamato, sì. Te l'avevo detto, dai. Non la mettete in imbarazzo, ora sono tutti gelosi. Guarda. I tuoi compagni sono tutti gelosi. Peggio per loro. Senti, per scioglierti, vai a stringere la mano ai nostri ospiti, dai. Ciao. Ciao, guarda anche un bacino. Ciao. Un bacino, no? Ciao, no, ciao, proprio. Ciao. Ciao. Non la mettere in difficoltà. Un bacettino, no. A chi non daresti un bacino da questi tre? A lui, A chi non daresti? Non so. Posso fare io una domanda? No, sì, siccome no, posso, ma non lo mettere in imbarazzo. No. Io ho una bimba di 6 anni e vorrei farla giocare a calcio anch'io. Dimmi come posso aiutare per farla giocare. Te cosa, come... vedo le mani, vedo. Come mai tu giochi a calcio? Perché giochi a calcio? Perché la mia sorella ha iniziato a giocare a calcio e io l'ho seguita. Ma io non ho figlia unica, non posso usare. Cioè, quanti anni ha più di te? 4 anni. Ha 4 anni più di te, giusto? Quindi lei ha iniziato a giocare, gioca ancora a calcio. Girati, guarda là. Sì. E te l'hai seguita, non potevi fare un altro sport perché il calcio. Cioè, come va con Maschietti? Tutto bene. Sì. Che ruolo giochi, scusa? O centrocampo o fascia. Un centrocampo faccia, cioè sei una che porti palla ma sei una che anche supera l'uomo in velocità. Sì, a volte sì. Invidiosi voi, anche sulla fascia, ma noi andiamo sulla fascia, diglielo là. Giusto?
Vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? No, no. Non c'è nessuno che ti guarda in questo momento. La mia famiglia. La tua famiglia ti guarda. Guarda, Ale, se puoi, fai un primo piano all'aula. Aspetta, che se il nostro operatore ancora ti inquadra in primo piano. E ora te. No, non è lui, cioè. Oh, eccola qui. Shh, buoni. Allora, guarda la telecamera là, in questo momento quindi a casa tua ti guardano. Sì. Allora, parla con loro, digli qualcosa, dai. Saluta la mia famiglia. Basta? Come sì. Si chiama Ilaria, il mio babbo si chiama Alberto, la mia sorella si chiama Alice e me, il mio cane si chiama Chicca. Si chiama Chicca. Quindi anche a Chicca salutiamo, eh. Ciao bella, buon saluto. Domani non farà vita Alessandro, invidiosi, sulla fascia, l'avete visto? Sulla fascia. Allora, a fine partita abbiamo avvicinato anche Rino Gattuso. Luca è un personaggio straordinario per quello che ha fatto nel calcio, ora lo deve fare l'allenatore, il che non è, come dire, correlabile. Grande calciatore, grande allenatore, spesso non è così. Però ha portato un entusiasmo incredibile, soprattutto una serietà anche nelle cose che dice, nella naturalezza che dice, ha trovato un appeal straordinario con la città. È un valore aggiunto secondo te a prescindere, o il campo poi alla fine decreta verdetti, commenti, risultati, eccetera, eccetera? Ma il campo è per forza di cose... Il giudice supremo, anche se ti chiami Gattuso. È per tutti, è sempre stato così, questo è inevitabile, è giusto che sia così, se no non ci sarebbe stato Sacchi, Sarri, Gattuso, Lippi, perché poi ci sono anche ex calciatori di valore che hanno fatto bene anche da allenatori. Però sicuramente ha portato entusiasmo, perché è un personaggio, come dicevi te, se ne parla di più del Pisa anche grazie, sì, a lui. Indubbiamente sì. Per un giocatore cosa cambia, Luca, avere di fronte una persona così conosciuta e importante? Inizialmente ti incute ancora più rispetto, lo ascolti ancora di più e vale ancora di più. Poi anche lì è un po' come il discorso del campo che dai verdetti, poi ci sono fior di giocatori che hanno cominciato a allenare, finito l'effetto dell'ex calciatore, poi certo, conta certo quello che fai da allenatore, quindi allora, ma Gattuso è uno che si vede che ha il physique du rôle dell'allenatore, si vede che quando giocava era uno che pensava alla squadra era allenatore anche in campo, quindi sì, cioè, non mi sorprende, certo, che faccia bene. Allora sentiamolo Rino Gattuso, sentiamo. Ma ha un senso guardare la classifica stasera? Non lo so, non riesco a risponderti, ha un senso, la nostra forza deve essere quello che stiamo facendo, come lo stiamo facendo, forse ancora commettiamo degli errori, però la voglia di stare in campo, la voglia di soffrire, la voglia di combattere, di onorare questa maglia c'è, e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Una squadra che quando è sotto rimonta, quando va sopra stenta per poi riprendere in mano la partita. È questo un equilibrio che devi trovare ancora, il meccanismo mentale della tua squadra, Rino? Che ci arriva il braccino da tennista tante volte, ripeto sempre sta parola, ma è la verità. Tante volte, oggi due o tre volte, se giocavamo, stoppavamo e verticalizzavamo, potevamo andare in porta con Varela, invece abbiamo toccato sempre un tocco in più, abbiamo perso tante pallone in uscita. Penso la cosa da migliorare è questa, però anche oggi 31 anni in meno di loro, alla fine queste sono cose che paghi, però noi lo sappiamo, ci stiamo lavorando e speriamo di limare al più presto possibile questi difetti che abbiamo. Sì, per evitare di dare campo ad una squadra che magari dimostri di essere superiore, gli dai la forza di ritornare a credere, no, in un risultato. Quando dai 10 calcio d'angoli in 20 minuti, un po' di paura subentra, dopo senza Ciani, senza, perdiamo un po' di fisicità, senza Di Tacchio perdiamo un po' di fisicità, e non ti nego che ogni volta che c'è un calcio d'angolo c'ho la paura, però tante volte ci complichiamo la vita da soli, però va bene, penso che è un aspetto... È un aspetto che dobbiamo valutare bene e capire come uscirne fuori il più presto possibile.
Mi dispiace per Polverini, speriamo che non sia niente di grave. Siamo contenti, sono contenti i tifosi della prestazione di Andrea Risuzzo. L'hai recuperato del tutto, Rino? No, ma è un uomo, anche l'età che lo porta a ragionare da uomo, è uno che da quando sei arrivato mi ha dato grandissima disponibilità, è uno che mi sta dando una mano anche all'interno dello spogliatoio, non te lo nego. Però penso che è una cosa che si vede in tutti i giocatori, chi entra fa bene, il fatto che stanno bene tra di loro, questo mi fa stare tranquillo, perché io respiro, che dentro lo spogliatoio loro stanno bene, si allenano bene, si creano poche polemiche, penso che questo è il segreto di questa squadra oggi. È vero che hai detto a Varela di fare meno tacchi, l'ha detto Risuzzo con lui, eh? Ha detto lo devo fare per forza, perché sennò se, oltre che il mister anche lui, riferendosi a Risuzzo, mi brontola. No, cioè il freestyle lo deve lasciare a chi lo sa fare, tante volte gli piace, si specchia, però va bene, non è che posso... lui sa che mi fa arrabbiare su questa roba qua, perché anche in allenamento sono... Corso l'avversario fino al 94esimo, Rino, La partita rincorrevo io lui e allora era meglio così. Nel senso che forse sta capendo che in questa categoria la pagnotta si guadagna così. No, ma lui è un giocatore che Lega Pro non c'entra nulla, nel senso è uno che per convincere a venire qua ci abbiamo lavorato tanto, però deve migliorare sull'aspetto tante volte gestionale, di far male all'avversario, di far male alla squadra, invece lui si perde tante volte sulle sue giocate a livello personale e penso che questo deve un po' migliorare. Lasciamoglielo fare perché è giovane, fa delle cose bellissime anche per il pubblico, infatti si diverte anche. Io non mi diverto. Ha fatto due cose, ha fatto il gol e l'assist. Ma è uno che ha velocità, c'ha tecnica, è un giocatore importante. Allora, Rino, sono 8 partite, 4 vittorie e 4 pareggi esterni. Si può già tracciare un bilancio a un quarto di questo percorso? Tante volte me la faccio anch'io sta domanda col mio staff e ne parliamo, no? E non ti nego che il fatto di arrivare a gennaio dopo sederci e vedere se si può migliorare questa squadra, non ti nego che ne stiamo parlando. Però tante volte dopo quando vado a rivedere le partite, quando studio le nostre partite, devo dire che la cosa che dobbiamo migliorare è la lettura delle giocate, è la nostra inesperienza tante volte che ci fa commettere degli errori, perché questa squadra a livello di sa quello che vuole fare in campo, però tante volte ci andiamo a mettere nei casini da solo e questa è la cosa che dobbiamo migliorare il più presto possibile. E non ti nego che anche le esercitazioni, gli allenamenti l'ho cambiati ultimamente per avere un possesso più veloce, per ripartire con velocità, ma tante volte sbagliamo proprio l'approccio alla giocata e questo a volte mi fa arrabbiare molto. È anche vero, Rino, che la squadra sta crescendo anche fisicamente, l'autostima poi si arriva non solo con la condizione fisica, psicofisica, ma anche con i risultati. Però possiamo dire, un mesetto fa dicesti, beh, abbiamo ancora qualche settimana prima di essere a posto, a che punto siamo? Ma non ti nego che vedere la prestazione di Carrara a livello fisico e oggi ho visto avversari che alla fine erano morti e noi andavamo, strattonavamo ancora, andavamo via in velocità, questo vuol dire che abbiamo benzina sulle gambe, stiamo bene, tante volte ci abbassiamo un po' troppo e subiamo gli avversari, però a livello fisico penso che questa squadra è cresciuta molto. Manca solo il blitz esterno per renderti conto che l'opera di Rino Gattuso e di questo gruppo è a buon punto. C'eravamo vicini a Sant'Arcangelo, no? E dopo ci siamo fatti male da soli, però la cosa più importante secondo me in questo campionato qua è preparare partita per partita come stiamo facendo. Sappiamo che fuori casa dobbiamo migliorare e non dobbiamo farci trovare impreparati, perché la mia paura tante volte che scendiamo in campo ci trovano impreparati e sono un martello su questo, sono sempre a ricordargli che bisogna giocare il coltello fra i denti, sempre a... devo dire che non gli faccio passare nulla su questo, però siamo una squadra che fuori casa può fare meglio sicuramente. L'ultima cosa, Rino, da attento osservatore, perlomeno mi giudico tale perché guardo sempre anche i contorni dello stadio e la partita,
un obiettivo l'avete raggiunto, quello di aver riportato il sorriso in questo stadio. Tanti bambini che sono alla partita anche di sera, che corrono, che si divertono, che urlano, che sventolano. Questo è un grande obiettivo secondo me. Ma non ti nego che è bello vedere i ragazzi che vanno sotto la curva, è anche vero che ringraziando Dio stiamo vincendo sempre in casa, 4 partite su 4, ma vedere l'ambiente che si è creato, la gente che ci spinge, perché oggi secondo me è stata una di quelle partite che il pubblico ci ha spinto da prima all'ultimo minuto, e vedere tanti ragazzini al campo è un bene per il calcio, e penso che speriamo di non fargli passare sta voglia, perché è solo... deve essere la nostra bravura di continuare con questa atmosfera, con questa voglia di farli venire allo stadio e di farli divertire. Quando entri sempre per ultimo, per beccarti l'applauso, perché è una scaramanzia. Applauso. Scherzo. A me l'applauso proprio. Non... No, entro per. Perché almeno vado a salutare subito l'allenatore della squadra avversaria, e almeno dopo. Poi lo faccio per scaramanzia, perché l'ho sempre fatto così, dopo, essendo un terrone, sono molto scaramantico. Però ti hanno applaudito e ti applaudono sempre, anche questo è un altro messaggio, un altro segnale importante. Io sto vivendo questa avventura a 360 gradi, 10 ore al giorno, non mi fermo mai, sto facendo il lavoro che mi piace di più, è quello di fare il manager all'inglese, devo ringraziare Lucchesi che me lo sto facendo fare, e la roba di campo, la roba a livello organizzativo da squadra me ne occupo io, e devo dire che è faticoso, però mi piace molto. Gli acquisti li fare tu a gennaio? No, quello no, quello c'è sempre, che dopo ne capisce, non posso nemmeno prenderli in giro, no? Perché c'è un direttore che è anche il presidente, che è molto bravo, ne capisce, tante volte non ti nego che ci scontriamo, perché giustamente ne sa tanto e c'è motivo di discussione. Allora... Esordiente 2003 Milano Vecchiano, Elia Medei, capitano Enrico Barci, venite, Samuele Bernardini, Samuele Bognanni, Gioele Bortone, l'applauso dov'è ragazzi, forza, Andrea Bucciante, Gabriele Campera, Samuele Cannizzo, Tommaso Falanga, Alessandro Gennai, Leonardo Landucci, Matteo Magli, Luca Martelli, Laura Orsini, Alessandro Pardini, Samuel Sodini e Daniele Telluri. Mettetevi in ginocchio qua, una fila. Così, Ale. Forza, fate tipo formazione, vedi, arrivano con gli smartphone per le foto, anche il nostro Antonio Tognoli, gli allenatori Massimiliano Telluri, Matteo Caponi accompagnatore, Marco Bognani, Maurizio Marconi. Forza, venite qua. Mamma mia che applausi tiepidi però, eh. Dov'è l'allenatore? Ah, buonasera. Prego, si accomodi. Che squadra è questa? Questa è una squadra innanzitutto che ha dei grossi valori morali, perché sono ragazzi educati, sono molto rispettosi sia dell'avversario che non nei nostri confronti. Sei romano? Sono viterbese io, lavoro qui a Pisa da diversi anni e questo è il nostro obiettivo primario. E per quanto riguarda il discorso tecnico, sono in una fase di crescita psicofisica e è molto difficoltosa questa, diciamo, categoria. Enrico Barci chi è? Vieni, te sei il capitano, giusto? Vieni qua, nominato dall'allenatore o dai tuoi compagni? Dall'allenatore. Perché hai scelto lui? Perché è un ragazzino che si è sempre dimostrato equilibrato e che è quello che ha, diciamo, a livello di cervello, è quello forse più avanti di tutto. Di cervello? Insomma, è maturo, diciamo così. Sì, maturo. Gioca a centrocampo? È un jolly di difensivo di centrocampo, un ragazzo che ha delle geometrie non indifferenti in mezzo al campo che ci fa comodo. Lauretta come va? Laura è molto determinata, è una ragazza. È una che mena in campo anche? È una che si fa sentire, sì, si fa sentire molto. Il bomber qua chi è? Bomber quest'anno è Samuele Bognanni per adesso, e c'ho un ragazzino lì, Carmazzi Luca, che sui calci piazzati è abbastanza devastante, sì. Chi è? Qual è? Sui calci piazzati? Vieni qua. Cioè te ti piazzi? Come mai hai un bel tiro?
No, guarda le piedi, cos'è il 48? Cioè... 42. Eh? 42 e mezzo. 42 e mezzo, sì. C'è una bella botta quindi. Penso di sì, non lo so. La metti a giro, non è buono. No, tiro, cioè di solito tiro di potenza. C'è la maledetta tiro. No, tiro potenza sul portiere. Sul portiere. Cioè per farla anche. Che squadra è? Un gruppo di compagni stanno bravi? Con... Sì. Sì. Sono bravi. Sì. Il più scatenato chi è? Il più scatenato? Il Cannizzo. Fanno anche le spie, capito? È vero? Vieni qua, sei più scatenato te? Sì. Eh? Come sì? Dici anche sì? Devi dire no, devi dire. Sono l'allenatore. Sboni, che impressione hai del mister? Buono. Dite, non so mica scemo. Perché sei più scatenato? Cioè, fai raccontare le barzellette negli spogliatoi, che fai? Anche. Anche. Un al volo? Non lo so. Mi viene in mente. Non ti viene in mente, vabbè. Ragazzi, che dire, buon lavoro, in bocca al lupo a tutto il Migliarino Vecchiano, grazie di essere venuti. Mi raccomando, studiate, divertitevi. Come sembra di... Dice, ma siete in Maria e rompe le scatole, studiate, dovete studiare ragazzi. Salutate tutti, dobbiamo andare in pubblicità, tutti insieme. Pubblicità. Pubblicità. Ciao nonno. Ciao nonno. Ciao nonno. A dopo, pubblicità. €195 al mese. Blue Bay, a Pisa, Livorno, Cecina e Piombino. Ford, si dice così. Banca Popolare di Laiatico, dal 1884, sostiene lo sviluppo della provincia di Pisa. 5.700 soci, 30.000 clienti, 17 filiali. È operativo il terzo sportello nella città di Pisa, in via Bargagna, zona Cisanello. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Bertolini Assicurazioni, con 40 anni di esperienza, professionalità e consulenza in tutti i rami assicurativi, offre le migliori coperture assicurative al miglior costo. Per tutti gli sportivi e gli abbonati del Pisa, sconti e promozioni particolari. Ciao, sono Fabrizio Bertolini, vi aspetto nei nostri filiali di Pisa in via Cesare Abba, di Ponte Aserchio in via Che Guevara, di Cascina in via Cei e ad Asciano in via Possente. Compagnia Interportuale Pisana, servizi integrati alla logistica internazionale, via della Darsena Pisa, telefono 050 800 841. Citroen C1 da 8.900 euro con 5 anni di garanzia. Citroen. Futurauto da 30 anni insieme a voi. We'll be right back.
Eccoci con Alessandro Torrese, presidente Giovani Imprenditori Confcommercio. Alessandro, mi dai? Sei rimasto indietro? No, ho sbagliato. Presidente Centro Storico, SILB e poi un altro po' di cose. E il presidente Giovani Imprenditori? No, mi sono dimesso l'anno scorso dopo 5 anni. Io penso che debba essere il cambio generazionale. Hai ragione, scusa, c'è tante cariche, è difficile individuare quale. Però se anche te sei un tifosissimo del Pisa, Confcommercio ha legato, ha fatto qualcosa col Pisa o ancora dovete studiare un'ipotesi? Quest'anno non abbiamo fatto ancora niente in particolare, stiamo aspettando, siccome la società negli altri anni abbiamo sempre fatto iniziative, continuiamo la nostra opera di pubblicità e di promozione del Pisa Calcio, però la società in questi primi 2 mesi ha avuto ben altre cose da sistemare, stiamo aspettando di trovarci per lanciare le iniziative tipo quella dell'anno scorso, delle scontistiche, quella che fece Fabrizio per i balneari, per tutti gli abbonati del Pisa, delle scontistiche sugli stabilimenti balneari. Comunque noi siamo a totale disposizione perché pensiamo che tutte le volte che il Pisa vince ci sono dei consumi in più nella città, a partire dalla giornata stessa, a partire dal giorno dopo, quando le persone vanno nei bar, offrono il caffè e parlano di calcio. L'idea che si parlava prima con Fabrizio, vedevo che te annuivi. Sì, perché conoscendo Fabrizio d'estate su 90 giorni fa 180 manifestazioni, ora ha già pensato anche questa, te l'ha dato là, secondo me sta già pensando a Piazza delle Baleari in bandita con tutte le glorie del Pisa Calcio, conoscendolo è già lì che ci pensa, già visto prendeva il numero del ragazzo del Pisa Siamo Noi, per le foto è già partita l'organizzazione, sono convinto. C'è una domanda di riflessione che vuoi fare ai nostri ospiti oppure no? Ma al Presidente, volevo chiedere come lo vede cambiato il calcio rispetto agli anni in cui lei è stato Presidente, ad ora con tutti i cambiamenti e lo sviluppo sempre di più del purtroppo calcio scommessa e il calcio che è diventato una cosa come le partite vengono fatte vedere tutte le sere, tutti i giorni si parla di pallone, forse già prima c'era troppo risvolto economico ma ora mi sembra esagerato. Vai, Roberto, rispondi a Alessandro Torrese. Bella domanda, certamente il calcio è cambiato completamente da un punto di vista gestionale, dove oggi contano i numeri, contano le cose. Ai tempi nostri c'era più passione, c'era meno voglia di uscire da quello che erano le regole, sia il tifoso, sia i giocatori, insomma si viveva un ambiente completamente diverso. Oggi tutto quello che sta succedendo nel mondo porta a delle frenesie che nulla hanno a che fare con il calcio di 20 anni fa. Questo ricorda la Macedonia Terese che vince a Siena con un gol clamoroso. Allora, conosciamo anche i ragazzi dell'AC Pisa, allievi nazionali, Cristiano Adami, Matteo Balduini, Federico Bertoni, Samuele Birindelli, Davide Borgioli, Thomas Castellacci, Michael Gelardoni, Mattia Grandoni, Daniel Petanera, Salvatore Pollichino, Cristian Radu, Matteo Salvi, gli allenatori Luca Guerri, aiuto allenatore Beani Michele, collaboratore tecnico Airo Mario. Mario? Qui c'è scritto Mario. Preparatore portiere Enrico Menacci non c'è, Quinta Valle Stefano massaggiatore e Marco Costa dirigente accompagnatore, eccoli là, venite qua ragazzi, magari per le foto mettetevi come si fanno le foto quando c'è una gara, mettetevi qualcuno in ginocchio ragazzi, se no non c'entriamo tutti, forza, non avete mica problemi ai ginocchi come me Alessandro, cioè, mettetevi, fatelo tranquillamente, ce ne vuole un altro paio intero, dai. Mettiti più, avvicinatevi ancora in terra, allora fate pure le foto e mi sposto io, non vi preoccupate, mi sposto io. Allora, questa è la squadra che ha vinto, per adesso siete in classifica, siete primi, come siete? Seconda, avete vinto 5 partite di fila battendo anche squadre, società importanti, miste, venga pure accanto a me, Luca Guerri, buonasera, squadre anche importantissime, Fiorentina, Bologna.
Sì, sì, ma quello che ci interessa di più è come l'abbiamo battuta, cioè la prestazione che è stata convincente, quindi vi facciamo complimenti, stanno comportando veramente bene. Ne stanno parlando benissimo di questi ragazzi, non solo per i risultati, ma gli addetti ai lavori dicono che ha in mano una squadra importante, è vero? Per metterci pressione, sì. No, va bene, sono sicuramente un gruppo con grandi qualità individuali, sono un gruppo anche molto numeroso perché sono 27 ragazzi e quindi mi piacerebbe dare spazio anche a tutti, chiaramente è un po' complicato, però quelli che hanno avuto la possibilità si sono comportati sicuramente sono molto bene. Sono nell'età, come dire, canonicamente parlando, decisiva per il loro futuro, no? Hanno 16 anni, oggi 17, 18, 19 si gioca anche a grandi livelli e questo l'anno giusto per loro. Hanno l'età di Donnarumma, portiere titolare del Milan. Diciamo che questo è l'ultimo anno, da considerarsi l'ultimo anno nel settore giovanile vero e proprio, dopodiché si passa a fare un campionato primavera o Beretti o comunque a giocarsela anche con qualche prima squadra, quindi comincia a essere un calcio diverso dove si fa... Campionati che poi affronti giocatori che magari la prima squadra per farli allenare mandano giocatori anche di chiara fama, insomma, quindi si cresce alla svelta. Diciamo che la parola professionismo dopo assume un concetto vero, mentre ora siamo professionisti. Dammi l'aggettivo della tua squadra, mister. Tosta e con grandi qualità individuali. Samuele, vieni qua, capitano della squadra, figlio di Alessandro, mi raccomando salutalo, sarà ospite prossimamente anche della nostra trasmissione. Te sei capitano, come sempre, c'è la scelta del capitano, mi incuriosisce sempre, la faccio sempre questa domanda perché non so mai se è scelta dell'allenatore o poi i compagni riconoscono in te magari un uomo guida. Beh, la scelta è stata dell'allenatore, poi in base a cosa non lo so, però è stata sua la scelta. È giusto che sia lui il capitano, ragazzi? Avete detto un sì convinto. Sì o no? Sì. Oh, ci rappresenta bene. Che ruolo giochi adesso? Terzino. Samuele. Terzino. È una domanda stupida, no? Alessandro Pirindelli, come deve giocare figlio? Mica sempre, no? Ma mi dicono che hai i piedi migliori di tuo padre, vero? Così dicono, poi... Alessandro 1-0, che quindi hai i piedi migliori suoi? C'è chi lo dice e chi invece pensa anche il contrario, poi è il campo che decide. È vero, avete sentito, l'ho anche detto, sottolineato io, però vi saluto, è un anno importante per voi questo, per la vostra carriera. Fare bene quest'anno vuol dire molto in prospettiva. Sì, vuol dire molto e poi cioè, ci giochiamo il futuro, poi in base a... non conta solo vincere, ma anche il modo in cui si gioca. Senti, massaggiatore? Massaggiatore è... Guarda come ti guarda qui tu adesso. Dillo, forza. Massaggiatore, no, lo faccio lavorare. Massaggiatore? Lo faccio lavorare tutte le volte, prima che finisca la partita mi prende sempre i crampi, quindi faccio dimagrire. Allora, facciamo... Facciamo in bocca al lupo a questi ragazzi, al tecnico, a tutti i collaboratori, continuate così, ma continuate a fare la vostra vita serena, studiate e poi divertitevi giocando e chissà, le qualità se le avete verranno fuori prima o dopo. In bocca al lupo ragazzi per tutto. Allora, Alessandro, vieni qua. Alessandro, cosa abbiamo martedì? No, di menù. Il menù ce lo dice Barbara. Cosa abbiamo di menù? Grandi cose. Allora, martedì ovviamente ci sarà una grande serata come sono state tutte fino ad ora. È difficile metterli tutti in fila perché chiamano continuamente cercano le società e vogliono venire in trasmissione e noi piano piano le accontentiamo tutte. Ma per organizzare tutto questo come fai? Cioè, sei sempre al distributore perché il tuo papà sempre a giocare a carte. Ma come fai? Ma Russo è sempre a giocare a carte. No, Fabio mi ha aiutato perché mi ha insegnato a usare il telefonino e quindi ora sono completamente a posto. Fabio Calabrese è lui? Sì, è lui che mi ha istruito, mi ha insegnato a usare il telefonino, quindi posso lavorare tranquillamente e usare il telefonino, due cose insieme che prima non facevo. Senti, conosci tutti e tre questi personaggi, no? Ovviamente. Però sei legato a chi? Sono legato, allora, in modo particolare, non me ne voglia il presidente, sono legato a Luca Cecconi perché
gli anni in cui lui era a Pisa, io ero un ragazzo sulla curva e quindi nonostante abbia fatto gol al Milan e quindi un po' di dispiacere me l'ha dato, però erano gli anni più belli, nel senso che l'ho vissuti offeso, in maniera no assolutamente, no, assolutamente, perché io sono simpatizzante del Milan, però insomma sono nell'azzurro, poi alla fine vinse il Milan, vabbè, non era un Milan qualunque, quel Milan lì insomma era un Milan che poi se lo ricordano tutti, però sinceramente gli anni più belli sono quelli anche come età mia. Poi però sono legato anche al presidente Cosarelli, che tra l'altro ci siamo conosciuti anche perché mia moglie lavora da ragioniere Grassini e in quel periodo è stato lui a presentarmi il presidente Cosarelli. Quante ne fai? No, io non faccio niente, perché lavorare da Grassini ci lavora la mia moglie. Sì, capito, vabbè. Alessandro, allora dobbiamo chiudere, volevo quel biondino qua. Eh sì, certo, vieni, voglio chiudere la trasmissione con lui. Perché dobbiamo salutare. Eri lì zitto, non ti ho mai presentato nessuno. Tu non giochi? No, una volta. Una volta? Cioè, hai giocato una volta sola? No. No, in realtà giocavo a calcio, ma poi visto che mi prendevo sempre a botte ho cambiato sport. Spettacolare, come ti chiami? Andrea. Buoni, chiudiamo la trasmissione con Andrea. Andrea? Cini. Andrea Cini. Allora Andrea, saluta Bolla, il presidente Ceccone, dammi la mano, forza. Ciao. Grazie. Ciao Andrea. Allora, vieni qua Andrea, devi dire, la trasmissione finisce qui, ci vediamo martedì. Toscana, grazie ai nuovi bandi Porcreo 2014-2020, finanzia con oltre 21 milioni di euro le start-up di ultima generazione e le giovani imprese che vogliono diventare più forti e innovative. Se non hai ancora compiuto 40 anni e la tua attività rientra nei settori manifatturiero, turismo, commercio e terziario, puoi accedere a finanziamenti e voucher per la tua impresa. Info sul portale www.regione.toscana.it. Nascere e crescere. Impresa da ragazzi. Bandi cofinanziati dall'Unione Europea, Fondo Europeo.
rientrerà sabato con il Trapani anche fedato, e poi la settimana dopo potrà fare la sua apparizione anche Armando chiudi l'usci, e forse Livorno potrà riprendere anche quelli standard delle prime quattro giornate di campionato. Comunque dobbiamo dire, abbiamo vinto in casa col Modena, abbiamo preso un punto a Chiavari contro la Virtus Entella, ora giochiamo con il Trapani sabato, se Dio ne liberi.